Il Brescia a Torino con i Granata segna per primo, poi Graziani pareggia. È pronto Gino Rancati? Siamo pronti, siamo pronti. A te la linea per commentare cos'è stato, un altro passo così un po' incerto del Torino, sì, o buon merito del Brescia? Qui c'è un saluto prima di tutto al presidente Granata. Poi la sorpresa... Non è rivolto a noi, no? No, la sorpresa dopo tre minuti, Brescia, ecco rimessa di Iachini, Venturi allunga Bergamaschi che di sinistro al volo fa secco Terraneo. Il pareggio avviene al 32esimo, lungo spiovente dalla destra, Graziani è solo, si aggiusta il pallone e batte Malgioglio. Allo scadere del tempo, bella parata del portiere bresciano su intervento di Graziani. Nel secondo tempo, nel Torino, Sala entra al posto di Pecci, quasi sei minuti ed il Brescia ha un'ottima occasione, ma Venturi buca come avete visto. Poi nel Brescia, Penso rileva Iachini e Biagini prende il posto di Groppi e Mariani, quello di Sclosa, nel Torino. In seguito l'arbitro espelle Guida. Ha piovuto forte per tutta la partita, molta buona volontà da parte di tutte e due le squadre, ma con questo terreno c'era poco da fare. Svelti i bresciani con buone individualità all'attacco, ma ripetiamo, quel campo non ha concesso altro. Ammoniti De Biasi e Pulici, l'arbitro era Menegali. Angoli 14 per il Torino, 2 per il Brescia, le riprese di Giorgio Mensi e il montaggio di Giuseppe Amico.